Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di utilizzare con voi un prodotto che mi avete chiesto davvero in tantissime, soprattutto su Instagram, in quanto credo che un po' tutte abbiate visto sul nuovo volantino Lidl, fra le novità riguardanti le sopracciglia, anche questo panno struccante. Praticamente oggi che è lunedì, da Lidl troviamo del marchio Sien appunto il Makeup Glove, Face Cleaning Glow. Praticamente questo sarebbe, almeno da come è descritto anche dietro, vi faccio un piccolo sunto per non farla troppo lunga, un guanto struccante per il viso e promette di rimuovere il trucco senza utilizzare alcun detergente, quindi acqua micellare, struccante. Addirittura c'è scritto qui che il guanto struccante rimuove con facilità anche il make-up waterproof, quindi solamente appunto con questo prodotto qui celeste. Il modo d'uso è semplicissimo, praticamente ci sono tre regole, tra virgolette. Bisogna semplicemente bagnare il guanto con l'acqua, poi rimuovere e passarlo sul viso, quindi rimuovere il make-up, ed infine risciacquare il guanto con acqua calda, strizzarlo e lasciarlo asciugare normalmente, di modo che si può riutilizzare nei giorni successivi. Riguardo poi la pulizia, è anche il punto che a me non è che fa tanto impazzire riguardo questi prodotti da utilizzare senza detergenti, ma adesso magari dopo ne parliamo meglio. Dice che può essere lavato anche in lavatrice senza ammorbidente, con il lavaggio per i panni delicati a 40 gradi. Inoltre può essere utilizzato anche come guanto per il corpo, quindi sotto la doccia. È composto all'80% di poliestere e al 20% di poliamide. Il prezzo mi sembra che sia di 1 massimo 2 euro. Si presenta togliendo naturalmente la confezione, proprio vedete come un comune guanto. Esce qui il pollice e si utilizza semplicemente rimuovendo il make-up con l'acqua. Sulle istruzioni viene riportato poi che una parte del guanto deve essere utilizzata per rimuovere il make-up, mentre l'altra parte, ossia quella che non si sporca per rimuovere il make-up, può essere utilizzata per fare un massaggio, diciamo, post-struccaggio. Visti comunque tutti i consigli, io direi di seguire le istruzioni che abbiamo trovato sulla confezione e vedere come si comporta. Io già vi dico sinceramente che sono perplessa, ma non solo da questo, un po' da tutti questi guanti, da questi prodotti che permettono di rimuovere il make-up semplicemente senza un detergente, perché comunque poi tendono sempre a rimanere macchiati, soprattutto nella parte dove si rimuove il make-up. Però comunque queste sono tutte, diciamo, sono tutti comunque mie congetture, miei pensieri che bisogna verificare poi con questo prodotto. Per prima cosa metto il cerchietto perché voglio togliere bene i capelli da davanti agli occhi. Metto il guantino e praticamente con questa parte rimuoverò il make-up. Con questa parte sopra farò poi un massaggio. Vado come prima cosa a bagnare questa parte. Ho bagnato, come vedete, con abbondante acqua e inizio a rimuovere, diciamo, la mia base viso. Premetto che non ho messo fondotinta, però ho messo un bel po' di terra e illuminante, cipria e correttore. Già vedete, inizia naturalmente a sporcarsi, quindi questo vuol dire che il make-up comunque lo sta rimuovendo. Per questa parte degli occhi è abbastanza scomodo, cerco di essere più delicata e magari di utilizzare, vedete, anche semplicemente un dito. Sta rimuovendo anche la mia matita nera e ne sono contenta. Naturalmente sugli occhi cerco di essere il più delicata possibile. Come potete vedere dall'alone, il make-up si è stato rimosso. Comunque per riguardo la base viso e forse anche delicatamente la matita all'interno dell'occhio,
riesce a togliere un pochettino tutto. Riguardo il mascara, io penso che sarò ancora più delicata e andrò direttamente con la mia solita acqua micellare. E sì, ragazze, effettivamente non posso dire niente, tutto il mio make-up, anche la matita nera è stata rimossa. Per rimuovere tutti i prodotti per la base viso è un ottimo panno, assolutamente. Ora con questa parte, ossia quella pulita, vado a fare un massaggio. E in effetti questa parte è decisamente molto pulita perché tutto è stato rimosso dalla parte del guanto che avevo qui nella mano. Il terzo step, riportato sul cartoncino, deve risciacquare il guanto con acqua calda, strizzarlo e lasciarlo asciugare all'aria. Quindi io direi adesso di sciacquare il guanto appunto con l'acqua calda come ci è stato consigliato, soprattutto questa parte qui che ho fatto diventare proprio scurissima, e vediamo se si rimuove. Faccio uscire un attimo l'acqua calda. Ho appena finito di sciacquare il guantino, infatti è ancora bollente con l'acqua calda e come potete vedere benissimo, naturalmente l'alone soprattutto di matita nera e di residui di mascara un pochettino è rimasto, soprattutto in questa parte, ed è per questo che sinceramente io sì, è un buon prodotto perché comunque strucca bene. Però, come potete vedere, lascia il residuo del trucco del giorno prima, quindi praticamente rimane qui tutto il residuo del trucco e con questo poi noi andiamo a ristruccarci il giorno successivo. Per questo sono sempre un pochettino, non tanto contraria, però un po' scettica riguardo questi prodotti, perché comunque io so, perché ne ho provati altri simili, che per rimuovere questo abbiamo bisogno non solo di acqua calda ma anche di un detergente. La spugna assorbirà il detergente, quindi la prossima volta io me andrò a struccare inevitabilmente con un po' di detergente perché la spugna l'ha assorbito. Questo per farvi capire che sì, ragazzi, è un buon prodotto, però se vedete che c'è qualche residuo di trucco, cercate di smacchiarlo il più possibile, perché comunque non va bene ristruccarsi con un prodotto già sporco di trucco del giorno o dei giorni successivi. Io sinceramente lo vedo un buon prodotto, magari da utilizzare insieme a un detergente, cioè nel senso non solo questo con l'acqua, ma questo con l'acqua è il proprio struccante preferito, perché comunque è molto delicato e non si usano naturalmente i dischetti di ovatta, però da solo rimarrà sempre un pochettino macchiato, ma è inevitabile. Comunque ragazze, con questo è tutto, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete già acquistato questo guanto glow makeup, se vi siete trovate bene o meno. Io vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina. Volevo dirvi anche che nei prossimi giorni uscirà il video riguardante tutti i prodotti per sopracciglia della Sienne Brown, in quanto oggi ho fatto qualche altro acquisto, perché comunque volevo provare dei prodotti che l'altra volta non sono riuscita a prendere. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!